sono forse più un ragionamento istintivo, l'azione istintiva. Poi col tempo la riflessione, quindi andavano alla ricerca anche di ideali, quindi nel capitolo c'è questa parte dove parlano di ideali, cui uno risulta iscritto nella massoneria. Don Cicillo si era iscritto alla massoneria nel 1920 e l'altro faceva parte del Partito Socialista, quindi i due parlavano di ideali, dice un uomo senza ideali non serve a nulla. E qua c'è un pentimento delle loro azioni nell'ultimo capitolo per dare, e il messaggio è questo, che nella vita si può sbagliare, però l'importante è che gli errori si riconoscono e si cerca di rimediare, e infatti loro, il loro orgoglio, il loro riscatto lo davano sui figli che dovevano essere degli ottimi professionisti a servizio della popolazione ed essere, diciamo, i rappresentanti, il punto di riferimento che la gente li vedeva come le persone più oneste possibile del luogo. Io avrei un'altra chiave di lettura, se me la permetti. Nel Quando uno fa un senso, libro, poi sì, il libro è di tutti, quindi ognuno. appunto, cioè loro comunque hanno questo passato di 'ndranghetisti, di boss, li chiamiamo così. E quando si incontrano, sono anziani, stiamo parlando degli anni 60, Sì. fine anni 50-60, puntano molto sull'istruzione obbligatoria che finalmente diventa universale, per costruire una società migliore. Sì. Da questo punto di vista, probabilmente è chiaro che l'istruzione più si allarga e più avrà delle ricadute positive sulla società. Ma la loro estrazione, gli 'ndranghetisti, probabilmente, secondo me, è anche li induce anche a fare un ragionamento su una sorta di metamorfosi dell''ndrangheta, dell'onerata società. Lo fanno. Lo fanno, però la storia dà loro torto. Perché poi nel 75, con l'omicidio di Ntoni Macrì, viene data la stura all''ndrangheta dei sequestri, del narcotraffico, e da questo punto di vista risultano sconfitti alla fine. Loro risultano sconfitti. Secondo me, qui ha ragione, il ragionamento che fa il dottore Gratteri, Giuse Gratteri. Dice, negli anni 60 lui la chiama inizia la pastorale, che sono due cose diverse. Io faccio l'onorata società perché mi devo curare quello che ho. Successivamente io mi appoggio al crimine perché devo avere quello che non ho. Quindi questo è un discrimine chiaro Sì. per intendere anche queste due forme diverse di interpretare anche un'attività criminale. Condannabili tutte e due. Appunto, voglio dire, ho visto certe rivisitazioni storiche di alcune figure che francamente lasciano il tempo che trovano, nel senso che era sicuramente un tipo di criminalità diversa, ma pur sempre criminalità era. Non vorrei che un domani poi in Colombia fanno la rivisitazione di Pablo Escobar, per dire, no? No, ma no, non credo che la rivisitazione. Io ho sentito una volta un giudizio di Camilleri. Sì. Diceva, lui stesso diceva, faccio un ragionamento aberrante, però è pratico. Se lo Stato non riesce a supportare il dopo l'arresto di uno 'ndranghetista, di un mafioso, eccetera, chi ne va di mezzo, ne va di mezzo il popolo. Però non è che devo lasciare quel mafioso perché è bravo, ma perché a volte può essere peggio. Quindi questo è un riscontro che si nota, ce l'abbiamo visto più volte, cioè nelle guerre di mafia poi quello che viene a volte è peggio. Sì. Certo. Però non è da assolvere nulla, oppure da mitizzare nulla. Certo. Prima di lasciare spazio alle domande del pubblico presente, perché sono tantissimi gli spunti di riflessione, e un argomento del genere naturalmente stuzzica la curiosità. Sono curioso di sapere da scrittore, da ricercatore, storico, come giudichi tutta questa letteratura che c'è sul tema dell''ndrangheta? Servono tutti questi libri o c'è qualcosa che avrebbe potuto essere evitato, risparmiato?
Io penso che quando c'è un fenomeno negativo va preso in considerazione, va discusso. Quindi ciò finché si scrive e si discute è sempre bene, perché quando il problema e il pericolo è quando si cerca di nasconderlo, dice questo fenomeno non esiste. Allora quando non esiste non lo affronti mai per risolverlo.